siamo arrivati, cari telespettatori, allo spazio, al segmento che in genere noi chiamiamo siparietto. Ma questa volta Raffaele Perillo, che è, come dire, un vero e proprio mago nello scavare documentazioni e immagini, ha preferito invece usare la sigletta anteprima. E perché anteprima? Perché veramente si tratta di una preziosità. Il 7 luglio, nel chiostro di Amalfi, il celeberrimo maestro, chiamiamolo napoletano, Roberto De Simone, che tanto ha fatto per la cultura partenopea, presenterà una laude, una composizione di tipo medievale, una composizione scritta e musicata da lui, che ha a suo attivo dei grossissimi lavori, come voi probabilmente ricorderete. Ne citiamo due per tutto: La gatta Cenerentola, che porta la firma di Roberto De Simone, la creazione della nuova compagnia di canto popolare, che questo etnomusicologo organizzò. Ebbene, questa laude è in onore di Padre Pio da Pietrelcina, di San Pio. Ma quello che è veramente singolare e per certi versi stupefacente è che nell'architettura musicale di questa laude Roberto De Simone si riferisce a Bella Ciao, la famosa canzone, l'inno potremmo dire, dei partigiani che nella Seconda Guerra Mondiale affrontarono per la libertà dell'Italia i nazifascisti. Ebbene, Roberto De Simone, riflettendo su questo inno, è arrivato alla conclusione che probabilmente Bella Ciao non nasce nell'ambito partigiano, ma è un canto o funerario o religioso o sacro, ecco, che cantavano le mondine quando erano impegnate nel lavoro alle risaie, soprattutto del Piemonte, e che probabilmente alle mondine questo inno era arrivato tramite alcune zingare che avevano portato loro questo rituale. Come vedete, cari amici, ci troviamo di fronte ad un groviglio di temi, non semplicemente artistici, perché De Simone, come dire, costruisce l'architettura del brano musicale in modo veramente originale. E ci troviamo anche di fronte a un altro ramo che è rappresentato da questa sacralità. Ecco, De Simone non si esprime sulla figura di Padre Pio o di San Pio da Pietrelcina, ma certamente dice testualmente: ci troviamo di fronte a una figura di eccezionale rilievo. Così,
si giustifica l'anteprima che Raffaele Perillo ha realizzato. E vi dico che non è stata una cosa facile, perché il tema non è semplicemente singolare, ma si presta a tante interpretazioni che era difficile contenere in un breve ma intenso filmato. Vediamo il servizio. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà dirà, oh che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Bella ciao, ciao, ciao.